Allora, la combinazione India e Puglia, i due posti che amo di più al mondo, uniti in un'unica esperienza. È bellissimo! E chi è stato l'artefice di questo? Ci voleva Yari a portare Swami Sachidananda, un esponente della cultura vedica, qui a Cellino San Marco. Bellissimo, è stato peccato solo 2 giorni, vorremmo ripeterlo magari un po' più lungo, 1 mese, 2 mesi. 2 giorni sono un po' pochi per entrare veramente in profondità dell'argomento che lui ci spiega e anche per ritornare a fare yoga che io non facevo già da un bel po' di tempo, non praticavo più yoga per via di un problemino a un ginocchio. Però adesso lo risolviamo e speriamo di riuscire a far ritornare Swami Sachidananda in Puglia. Sarebbe bellissimo se ritornasse per più tempo. Comunque ringrazio Yari per questi giorni, è stato molto bello, veramente. Allora, io ho scelto di fare questa esperienza perché venivo da un periodo di lavoro abbastanza stressante, ho visto un corso di yoga e ho deciso di iscrivermi, però non mi aspettavo di fare un viaggio in realtà piuttosto che un corso di yoga perché è stata un'esperienza che assomiglia più ad un viaggio appunto rispetto ad un corso semplice di yoga, sia per le persone che ho conosciuto, le varie vite, le varie esperienze che abbiamo condiviso e soprattutto perché ho trovato il maestro su tutto quello che c'è dietro, quindi la spiritualità che si cela all'interno dello yoga. E quindi sono grata per tutto questo. Allora, è stato molto emozionante, sono contenta di essere venuta, ho fatto il possibile, sarei voluta venire già da ieri, soltanto che no, purtroppo non c'è stato modo, non avevo chi mi portava. Volevo venire appunto da sola, non volevo portarmi nessuno perché volevo vivermela io in primis. Perché veramente è stato molto emozionante, poi mi è piaciuto molto il contatto con la natura, mi è piaciuto il cibo, nonostante io non sono vegana, però ci sto lavorando e niente, sono contenta di aver rivisto anche Romina, non mi aspettavo ci fosse sinceramente, però sono stata veramente contenta. E poi mi sono sentita proprio gioiosa, rilassata, gioiosa, felice di averlo fatto, veramente bello. C'ho i brividi in tutto il corpo e volevo citare, visto che seguo anche Swamiji da tempo sul suo profilo Instagram, fa delle pilloline di filosofia di yoga. Una in particolare che mi ha colpito moltissimo. Gli esercizi dello yoga, al di là che lo yoga è libertà e quindi ci restituisce anche questo, ci fa sentire meno soli e superiamo le paure, gli esercizi dello yoga sono come la prosa. Quindi, mentre lo yoga è la poesia dei movimenti, se tu capisci la grammatica dello yoga, puoi scrivere la tua poesia dei tuoi movimenti. Quindi siamo dei poeti noi a prescindere, tutti quanti. E tutti quanti facciamo una bellissima poesia insieme. Hi, hello, I'm Monica Piletti. I'm here in Puglia, in Italy, enjoying a wonderful retreat organized with Swami Sachitananda from India and Jari Karisi, which is a great experience where we connect with nature and learning different techniques, especially breathing techniques, yoga, meditation, all together to become more connected to our true self. It's also a great experience to meet people from different places that come here together and share your energy, which enriches the experience very, very much. Today we had a great session also with a wonderful yoga class and also learning couples Thai techniques that are very good to relax yourself and to become just to become yourself fully present and freely to express yourself and to release all the tension that you may have inside your body. So it's a great experience. I always believe that those are the things that we need to connect more and more and more in life so we can become more connected to our true self. And we can live
very deep from our heart to what we have inside. And the better we are, the better we're going to live in this world and to share with the rest of humanity. So I invite anyone to come here. I wish to come back, and I'm looking forward for the next experience so I can enjoy it fully again. Thank you so much for everything, and this place is completely magic. Che dire, ragazzi, voi avete fatto diventare un cattivo buono, no? Quindi ho avuto delle trasformazioni e delle consciousness, sono diventato, come dire, conscio di come poter trasformare energie negative in energie positive, di come cercare il buono nel male e di come prendere la vita in maniera più positiva. E credo che questa sia una lezione che non dimenticherò mai nella mia vita, mai, e di più cercherò davvero di raccontarla ai miei figli, ai miei amici, ai miei parenti e anche ai miei collaboratori. Vi ringrazio davvero, è stata un'emozione fantastica, un'esperienza che consiglio a tutti e che spero che si possa ripetere. Spero che questo possa essere solo l'inizio di un viaggio con voi, e magari ancora, a proposito, vorrei poter stare anche magari a trovarvi i prossimi giorni, visto che so che farete un tour, e io vi seguirò per sempre. Grazie davvero, grazie. Bene, allora volevo intanto ringraziare Yari per aver organizzato questo splendido ritiro, dove ho avuto l'opportunità di incontrare un vero maestro della tradizione vedica, che io in passato ho avuto la fortuna di incontrare un altro maestro indiano, Sri Vemo Mukunda, che mi ha avviato sulla strada dello yoga del suono, e adesso sto completando con questo primo passo, diciamo, con Swami, questa percorso di conoscenza e di pratica e di esperienza, perché quello importante è non rimanere solo sul piano intellettuale, ma poter poi praticare e concretamente sperimentare quello che è lo yoga, che è un complesso molto articolato di tecniche, di conoscenze, di principi che si amalgamano e che danno vita ad un tutt'uno che è estremamente importante preservare e ritengo diffondere ancora più nell'Occidente, per cui spero anche di poter collaborare con lui. Me lo sono perso quando è venuto a Padova all'università, in quel periodo ero via, e quindi in qualche modo ho recuperato, e adesso spero di poter concretizzare qualche ritiro a Padova, magari fondendo anche alcune tecniche, i principi dello yoga del suono, quindi combinare le due forme di conoscenza. E poi devo dire che anche il contesto dove siamo stati ha contribuito alla piacevolezza, all'armonia, anche le persone erano estremamente socievoli, armoniche, si sono stabiliti nuovi contatti, e quindi è tutta un'esperienza estremamente positiva e meritevole. Sono contento di questo nuovo passo. Grazie. Bene, arrivare qua per me è stato come entrare in una bolla di amore. Ho fatto soltanto una giornata, però è stato un tempo, diciamo, abbastanza solido per sentire, tuffarmi, immergermi in questa bolla, soprattutto dopo giorni e giorni di, insomma, di lavoro pesante, intenso. È stata davvero una giornata di cura, di connessione col Sud Italia, era tanto che non venivo in queste terre, e mi sono sentita connessa con le anime che ci sono state intorno a me in questi giorni, e non so, sento che un seme è stato piantato. Quello che abbiamo fatto, e credo che sia fondamentale in questi tempi in cui stiamo vivendo,
perché insomma questa è guarigione, la pratica dello yoga, tornare al respiro, tornare nel presente del nostro tempio è davvero la chiave per vivere sani in un tempo che sta andando in una direzione un po' strana, diciamo. E quindi io sono davvero molto grata a sempre ai miei maestri indiani, e sono grata a Swamiji che non conoscevo, e grazie a Yari abbiamo potuto davvero, come dire, siamo tornati a bere alla fonte. Ecco, io ogni volta che sono in presenza di queste anime immense... Io premetto che sono una persona di base razionale, forse un po' scettica nell'avvicinarsi a queste cose. Ho praticato yoga anche io per qualche tempo e sono affascinato a questi aspetti mentali, a queste cose un po' mistiche. E io non ho molto da dire, al di là che sicuramente questo posto è magnifico e sicuramente dona un'energia e una location interessante per sviluppare questi tipi di argomenti, sicuramente. Quindi io do un consiglio, continuate a farlo, oltretutto perché probabilmente un po' il mondo in generale ha bisogno che venga integrato questo tipo di mentalità, che è un po' più, come posso dire, volatile confronto al mondo materialista che abbiamo oggi. E io mi sono soddisfatto e colpito, non pensavo di fare un'esperienza così penetrante. Quindi io torno, sono Emiliano Romagnolo, vengo da Modena, Sorbara, e torno a Sorbara con un pezzo di cuore sicuramente qua in Salento, ma un pezzo di Salento che sale con me. E sono felice di averlo condiviso con voi, devo essere sincero. Oltretutto perché ho incontrato persone casuali e ho avuto anche il piacere di incontrare Romina e Albano, che per me, nel senso, personaggi incredibili, anche vedere due personaggi del genere per me è stato molto particolare. E sono felice, sono stato felice di condividerlo con voi e di aver conosciuto casualmente persone che mi sono rimaste nel cuore.